Certe volte quando faccio le mie ricerche per fare dei video importanti dal contenuto profondo, i concept analysis, le teorie, mi imbatto in delle cose riguardo al mondo Pokémon che effettivamente non ci tenevo a sapere. Ed è per questo che è nato questo format, per dare rilevanza a certe informazioni che non hanno rilevanza. È un format sperimentale, non me ne vogliate. Se mi piace lo starete vedendo, se non mi piace non lo starete vedendo, quindi direi di iniziare subito. Queste sono ben 10 curiosità che non volevate sapere sul mondo Pokémon. Il nome di Xatu ha un significato profondo, un significato allegorico, qualcosa che veramente tocca l'animo quando lo si scopre. In realtà non è vero, Xatu si chiama Xatu perché Nintendo voleva assolutamente un Pokémon che iniziasse con la lettera X. Poi ci hanno fatto il gioco Pokémon X, ci hanno fatto Xerneas che si chiama con la X perché è legato alla X. Povero Xatu. Nel doppiaggio ebraico dell'anime Pokémon, Mr. Mime è stato più volte confuso come un Pokémon di tipo acqua. Questo perché in lingua ebraica Mime vuol dire acqua. Why Not, la prima evoluzione di Wobbuffet, in inglese suona esattamente come la frase italiana perché no, ossia why not. La cosa veramente stupida è che se associato il nome giapponese di Why Not a quello di Wobbuffet, viene fuori una frase del tipo davvero? È così! Giuro, non è un meme, l'hanno fatto veramente. Oh, sappiate che Ekans e Arbok con l'acqua ci hanno davvero litigato. Nel film Pokémon La Forza di Uno, per intenderci quello con Lugia, si vedono determinati Pokémon in grado di nuotare e Pokémon che invece restano sulla terraferma. Nel primo gruppo abbiamo Ekans, mentre nel secondo, senza un particolare motivo logico, abbiamo Arbok. E se questa non è una cosa di per sé molto stupida, è stupido il fatto che in realtà Arbok in un altro episodio dell'anime possa nuotare addirittura senza respirare. Ovviamente in tutto ciò nessuno dei due può imparare surf. Ma rimaniamo in tema perché ce n'è una ancora più stupida e che è legata a uno dei Pokémon più stupidi peraltro della storia del brand. Stiamo parlando di Dunsparce che, nonostante il Pokédex ci dica che è in grado di compiere brevi voli e di alzarsi per aria, non è in grado né da un lato di imparare mosse volanti che gli permettano di volare, né dall'altro avere abilità come levitazioni o simili. E se questo non è poi così eclatante, visto che comunque può compiere solo brevi voli e quindi ci sta, è stupidissimo il fatto che in realtà Dunsparce possa imparare Trespolo, che è una mossa che implica che un Pokémon volante si posi. Quindi, Dunsparce, cosa fai? I nomi tedeschi, scusatemi se rido, ma qua veramente non ce la posso fare, i nomi tedeschi dei Pokémon sono peculiari. Come immagino sappiate, i tedeschi cambiano il nome dei Pokémon e non acquisiscono quello inglese, solo che a quanto pare i tedeschi utilizzano molto spesso delle parole derivanti dal latino o addirittura delle parole derivanti dall'italiano. Così che Snorlax in tedesco si chiama Relaxo. Un altro esempio spettacolare è Clamperl che si chiama Perlu. Vi giuro, quando ho trovato queste cose qua io mi aspettavo nomi tedeschi tipo Heinz Weizen Perlu. Questo è molto veloce, sappiate solo che le braccia di Ambipom non servono letteralmente a nulla. E sempre rimanendo in tema di mani, di dita, di arti, sappiate anche che Electabuzz, senza un particolare motivo, è stato rappresentato in Pokémon Stadium con 6 dita. Absol è un Pokémon bellissimo, è davvero bello, a me piace un casino, però Absol ha un problema. Il suo nome pare che derivi dal latino, dalla particella privativa ab, che nega appunto qualcosa, e il sostantivo successivo che è sol, ossia sole, quindi il nome di Absol vorrebbe dire letteralmente mancanza di sole. Ma udite, udite, per la serie mosse che non hanno senso, Absol impara giorno di sole. Immaginate questo povero Cristo, che vita difficile, un po' come se io mi chiamassi Maria Assunta, ma sotto sotto 2 o 3 porconi di nascosto li lanciamo. E ora concludiamo questa prima mastodontica carrellata di schifezze con una perla di saggezza, che appunto è una perla di saggezza. vi ho lasciato il dolce in fondo. Tutti noi sappiamo che Charmander è lo starter di fuoco di prima generazione. Molti di voi sapranno anche che Charmander deriva dalla parola charm e dalla parola salamander, ossia salamandra. Quello che probabilmente nessuno di voi sa è che...
è che esiste un simpaticissimo omonimo di Charmander, che non ha senso, che è un certo Charmione, che in inglese è stato tradotto con Charmander e che, udite udite, era un cazzo di filosofo egizio. Immaginatevi questo signor Charmander che adesso è stato obliterato dalla storia in favore di una lucertola che va a fuoco. Io vi giuro che appena ho scoperto che Seneca, in un suo scritto in inglese, c'ha in stampatello maiuscolo la parola Charmander. Bene, questo video può essere concluso, non so neanche se l'avrò caricato perché appunto è un format sperimentale, non so di quanto è venuto lungo, è totalmente una cosa a caso, vedrò che cosa verrà fuori. Spero che vi sia piaciuto nel caso, se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e per ricevere contenuti extra everyday. Premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed nel mondo dell'iperuranio. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video! Thank you.